L'edizione 2014 del Giro d'Italia a vela prosegue con successo e dopo la partenza del 1 luglio dal porto di Scario, il viaggio della Fedelissima all'imbarcazione della Lega Navale sezione di Scario continua la sua rotta verso le coste italiane e le sue aree marine protette e verso le coste del versante sloveno, croato, montenegrino e albanese con una missione ben precisa: portare in tutti i punti d'approdo un messaggio d'amore per il mare, soprattutto tra i giovani, nel tentativo di sensibilizzare alla cultura del rispetto e della legalità ambientale, con la consapevolezza che la salvaguardia dell'ambiente marino richiede un'azione sinergica allargata che coinvolga tutti, mondo istituzionale e società civile. In questo momento la Fedelissima veleggia per raggiungere l'area portuale di Ciro Marina. Nel comune crotonese, infatti, alle 7 di questa sera, l'imbarcazione e il suo equipaggio, comandato dal generale dei carabinieri Antonio Gagliardo e composto anche dal maggiore dei carabinieri Marco Gagliardo, da Flavio Vinci e Marco Villani, giovani velisti della Lega Navale, e dalla biologa marina Marta Zaiscren dell'ISPRA, saranno accolti dalla sezione della Lega Navale del posto. Sarà quella anche l'occasione per la presentazione del libro di poesie dello stesso generale Gagliardo, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza quest'anno a favore del WWF e dell'UNICEF. L'iniziativa della Fedelissima ha già avuto una sua analoga evoluzione la scorsa estate, quando ha percorso le aree marine protette del versante tirrenico e ligure, beneficiando del patrocinio morale del Ministero dell'Ambiente e della collaborazione del Dipartimento delle Acque Interne e Marine dell'ISPRA con proprio personale specializzato.